Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale o benvenuti, io sono Paola e oggi vedremo insieme questo video dedicato agli acquisti che ho fatto un po' in generale. Prima però di passare agli acquisti, devo fare un annuncio non poco importante. Intanto se vedete svolazzare un po' i capelli perché ho puntato il ventilatore contro di me. In faccia praticamente perché si muore di caldo, ho chiuso tutte le finestre perché comunque questa casa è abbastanza ben coibentata, però fa comunque caldo e quindi ho dovuto accendere il ventilatore che mi sono sparata in faccia. Tornando al video, l'annuncio che vi devo fare e per la motivazione anche per cui non sono più così tanto presente con i video costante. Perché c'è stato un periodo dove dovevo fare un po' di visite, un po' di controlli, nulla di gravi, anzi, per fortuna è una cosa super bellissima. E la motivazione è che io e Jacopo aspettiamo una bambina. Al momento sono al quarto mese e mezzo e in merito a questo argomento mi piacerebbe fare poi dei video dedicati appunto a come ho scoperto di essere incinta, le visite che ho fatto, i costi delle visite, perché io al momento ho fatto tutte visite a pagamento, però premetto che potete farle anche con il servizio sanitario, quindi per conoscenza. Però sono video che comunque secondo me potrebbero essere utili per tante ragazze che rimangono incinta, sono all'inizio e non sanno insomma capire i sintomi, come stanno, che visite bisogna fare, eccetera. Visite obbligatorie o visite facoltative e via dicendo. Quindi mi piacerebbe fare poi questa tipologia di video, insomma, per aiutare. Per quanto riguarda la cameretta, al momento la sto utilizzando come lavanderia, quindi stendo e stiro. In più c'è una cassettiera che utilizziamo come porta vestiti sportivi, diciamo. Quando arriverà la baby, insomma, dovrà essere ridipinta e riarredata chiaramente. E poi farò un video quindi dedicato appunto alla cameretta, al room tour se vi può interessare e anche alle cose che acquisterò per lei. Tornando al video di oggi, passiamo quindi agli acquisti, così vi faccio vedere perché ho fatto prima l'annuncio, perché appunto ho comprato dei vestiti adeguati, insomma, per il pancione e altre cosine, insomma. Ma partiamo con il primo negozio. Ok, ragazzi, allora, il primo negozio di cui vi voglio parlare, dove sono stata, è H&M, che ha proprio un reparto dedicato alle donne incinta. E questo è il primo acquisto che ho fatto, è un pantaloncino in cotone, ha semplicemente due tasche davanti, quindi dietro è liscio, ha un leggero risvoltino sulla gamba e poi è tutto elasticizzato, quindi non ha bottoni né niente, ha la classica fascia per contenere il pancione. Questo pantalone, vedete che ho ancora il cartellino attaccato perché sono appena veramente tornata. Io ho comprato una M e l'ho pagato 19,99. Poi, come secondo acquisto, ho comprato due reggiseni perché quelli che ho al momento sono un po' stretti. Quando si è incinta, comunque il seno tende a ingrossarsi, quindi diciamo che ho voluto comprare dei reggiseni un po' più comodi e ho preso questi due qua. Il modello è lo stesso, quindi di questo colore erano attaccati. Quindi questo è marroncino, ha sotto il pizzetto e vabbè, qua c'è scritto taglia 42. Io per aiutarvi, insomma, non lo so, io l'ho dovuto provare. Comunque io ho una terza. In questo caso sarà una terza abbondante, ok? L'ho provato e mi va, quindi se vi interessa, è leggermente coppato, imbottito, ma leggermente, potete comunque toglierlo se non vi piace. E indossato, insomma, sta così. Potete anche indossarlo con sopra una camicetta un po' più aperta. L'altro modello è color panna. Qui sembra bianco, in realtà è panna.
e questo qui è marroncino. Tutti e due li ho pagati 19,99, quindi circa 10 euro l'uno. Infine, sempre da H&M, ho comprato un paio di jeans. Come si chiamano? Jeggings? Sono invece dei leggings, sono jeggings, credo si chiamino così. Comunque, un paio di jeans color grigio, stretto alla caviglia, arriva fino giusto alla caviglia. Davanti è fatto in questo modo, dietro è il classico jeans, insomma, con le tasche. Davanti in realtà le tasche sono finte, queste qua. E poi la classica, il classico fascione per tenere la pancia. E questi li ho pagati 24,99. Ok, poi se vi interessano un giorno vi farò vedere insomma anche come mi stanno indossati. Ok, da H&M ho terminato. Passiamo a un altro negozio che non c'entra assolutamente niente con il fatto che io sia incinta, ma è un negozio di casa che è Casanova. Allora, intanto io adoro tantissimo Casanova perché adoro comprare le cose di casa e Casanova offre sempre delle promozioni, seppur non ancora nel periodo saldi, di cui secondo me vale veramente la pena approfittarne. Vi faccio vedere le due cose che ho comprato, sono due tovaglie. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa qui. È una tovaglia che è lunga, è 140 di larghezza per 180 di lunghezza. È un tavolo medio piccolo, insomma, non è enorme, ma il mio è grande così, quello della cucina. E la trama è appunto questo corallo rosso su una base bianca. L'ho trovata molto estiva e mi piace proprio anche il tema marinaresco. Ok, come vedete sopra questo cartellino c'è scritto più uno gratis. Sotto in minuscolo c'è scritto se ne prendi due, una la paghi, la meno cara è gratis. Io cosa ho fatto? Visto che mi piaceva tantissimo anche lei, ho comprato questa allo stesso prezzo, quindi una l'ho pagata e l'altra no. Questa qui ha la trama con i pesciolini, quindi ha sempre sfondo bianco con i pesciolini blu e azzurri. E entrambe le tovaglie le ho pagate, scusatemi, dov'è? 14,90 euro. Oddio, vediamo se si legge. 14,90 euro. Entrambe costavano in questo modo. Potevate prendere qualsiasi altra cosa con sopra il bollino, in questo caso più uno gratis. La cosa che costa meno non la pagate, quando avete lo stesso prezzo, semplicemente uno è gratis. Quindi questi sono i due acquisti appunto che ho fatto da Casanova. Ultimo negozio dove sono stata, ebbene sì, è acqua e sapone. Rido perché praticamente sono sempre da acqua e sapone. No, in realtà vado da acqua e sapone perché spesso al supermercato non trovo questi prodotti, cioè sono troppo limitati, quindi vado diretta da acqua e sapone che so che trovo bene o male tutto. Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere è questa pochettina. In realtà sono due, dovrebbero essere due, in realtà non l'ho ancora aperta. Apriamo insieme, sì, vi confermo che sono due. Allora, la prima è grande e la seconda è più piccina. Queste due le ho pagate 3,90 euro. In realtà le ho comprate perché sono stata a Mantova questo weekend e mi si è sfracellata nella mia pochettina dei trucchi la terra. E ha sporcato tutto, quindi dovevo trovare insomma una nuova pochettina che ho comprato e traslocare tutti i prodotti nella nuova, lavare quella vecchia perché è un disastro.
A tal proposito, terra abbattuta e distrutta, ne ho comprata un'altra. Questa qui della Debbie. È carina, è una terra abbronzante con vitamina C, non l'ho mai provata. E questa terra l'ho pagata 6,90 euro. Andiamo avanti con gli acquisti e proseguiamo con delle salviettine. Queste qui sono salviettine semplicemente rinfrescanti. Ne ho prese due per provarle in realtà. Questi qui della Fria sono mille usi con una formula antibatterica, effetto rinfrescante, azione igienizzante. Le ho prese perché, entrambe le ho prese, perché in questo periodo fa caldissimo, forse io non mi sono ancora abituata e comunque sudo tanto, la pelle comunque rimane un pochino più appiccicosa, c'è tanta afa e umidità, quindi avere anche delle salviettine rinfrescanti che ti aiutano insomma durante tutta la giornata, soprattutto al lavoro, è un bene per me. E allora, questi qui della Fria costano, li ho pagati, scusate, 0,95 centesimi, mentre questi qua della Speedy Care sono sempre mille usi, sempre rinfrescanti. Questi qui sono 15, invece questi della Fria sono 20. Queste qui le ho pagate 0,75 centesimi. Poi proseguiamo e vi faccio vedere questi dischetti. Sono del formato grande e sono 60 dischetti. Questi qua li ho pagati 1,50 euro. Sono della Farmacotone. Ok ragazzi, allora proseguiamo con shampoo, balsami e bagno schiuma. Allora, il primo bagno schiuma che vi voglio far vedere e che ho trovato è questo qui della Bilboa. Non l'ho mai provato, è un doccia bronze, non lava via la bronzatura e deve essere molto olioso. Questo bagno schiuma l'ho pagato 1,90 euro. Un altro bagno schiuma che ho comprato è questo qui della spuma di champagne. È all'olio di macadamia e quinoa, profumatissimo. Questa linea io ve la consiglio perché non costa tanto, è grande come dimensione. Questi sono 650 ml confronto a questo che vedete, che è quello un pochino classico, da 250 ml anche come dimensioni, vedete. Questo qui dura tantissimo, mi piace, costa poco, nel senso che il Bilboa l'ho pagato, cioè questo qua l'avevo pagato 1,90, mentre questo qua costa, aiuto, 1,59 euro. Qualità prezzo top. Qua intanto i capelli che svolazzano. Allora, primo shampoo è questo qui della Fructis, che uso spesso all'aloe. Questo qua l'ho pagato 1,69 euro. E poi ho comprato Elvive, questo qui è all'olio straordinario di cocco. Mi piaceva perché appunto era l'olio di cocco e fa un po' di cocco. E l'ho pagato 1,99 euro. Ok ragazze, allora il video è terminato, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, mettete un pollice in su. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo come al solito, ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per vederne altri. Ciao!